I tuoi rapporti personali con Rosi e Fellini com'è? Ma Rosi, come ci siamo a un certo punto legati da un'amicizia enorme, per cui non ci sentivamo tre volte al giorno. È stato un amico meraviglioso, una persona, una figura paterna per me e un maestro, ma anche un amico, perché era veramente un amico, Franco. E quindi adesso io sto, per esempio, facendo uno spettacolo con la figlia Carolina, che ha preso in mano la compagnia di Luca De Filippo, e è molto emozionante per me, perché Carolina è quasi una sorella per me. E quindi trovarmi in questo mondo, dove anche Franco è passato, perché ha fatto varie regie con la compagnia di Luca, con Carolina, che ricorda tanto Franco dal punto di vista proprio anche del volto, eccetera, mi fa ricordare tante cose, quindi mi ha rimesso in moto tutta una memoria, eccetera. Con Fellini il rapporto, Fellini è molto più misterioso e non, diciamo, il rapporto non ha avuto quella, insomma, non ci siamo legati da un'amicizia, è stato un rapporto, l'ho rivisto dopo, e una volta, diciamo, l'ultimo mio colloquio è stato al telefono, pensa, perché io chiamavo uno scrittore, che è Daniele Del Giudice, che oggi purtroppo non c'è più, nel senso che è vivo, ma purtroppo in una condizione fisica di buio proprio, e lui era con Fellini, e me l'ha passato al telefono, ci siamo parlati, credo l'ultima volta che siamo parlati con Fellini, e per cui era molto misterioso, però io, quindi c'era un rapporto affettuoso, e nel mio caso, durante quelle riprese, era legato a Pina Bausch, perché lui mi aveva affidato Pina Bausch, perché Pina era estranea al cinema, quindi lui temeva che scappasse. Dice, questa dopo due giorni che capisce come funziona la follia del cinema, se ne va. E quindi mi ha detto, tu mi devi fare una cortesia, devi starle proprio veramente vicino, perché io ho l'impressione che lei... Dall'altra lui era profondamente attratto e mi sfotteva, perché pensava che anche io ero attratto da lei, quindi veniva da me e mi diceva delle cose impronunciabili, evocando il corpo di Pina, eccetera. Insomma, poi in effetti io mi legai in grande amicizia con Pina, poi l'ho ritrovata dopo per questioni di teatro, e quindi ho vissuto un po' tutto il film attraverso questo angolo particolare, che era il punto di vista di una grandissima, geniale artista come lei, che era utilizzata come veniva utilizzata da Fellini, per cui nella scena che lei si era preparata, perché c'era un testo in quella sceneggiatura, ed era l'incontro col fratello, che era il Granduca d'Austria. Il Granduca era un attore di avanspettacolo napoletano. Lei si era preparato un testo, invece al momento delle riprese Federico gli ha detto, tu non ti ricordi una ninna nanna che ti cantavano da bambina? Lei cominciava a cantare questa ninna nanna. Il Granduca le diceva, tu sei una capa tosta. Quindi il dialogo era un dialogo assurdo, inconcepibile per lei, però alla fine funzionava perfettamente. Quindi... E lei alla fine si era molto divertita, credo che sia stato veramente fonte anche di ispirazione per lei. La cosa che mi colpisce è che Fellini è attratto da una fisicità che è totalmente diversa da quella che abbiamo visto, che possiamo vedere ancora nel suo film, nei disegni, sì, no? Soprattutto nei disegni legati, sì, ai suoi sogni. Di solito più debordante, di Pina. Sì, è vero.